Samuele, sono passati alcuni mesi, lo scenario è diverso. All'andata sconfitta, la tua espulsione, adesso vittoria, contenta, protagonista assoluta. Sicuramente volevamo prenderci una rivincita. E personalmente anch'io volevo questa rivincita. Poi da Pisano giocare contro Livorno è sempre una grande emozione. È dispiaciuto non giocare con i tifosi, sia nostri che loro, perché lo scenario sarebbe stato molto molto più bello, molto, molto più sentito questo derby. Però sapevamo che al di là di tutto questa partita sarebbe stata importante, perché vale 3 punti come le altre, e abbiamo un unico obiettivo, che è quello di salvarsi. E secondo me oggi abbiamo dimostrato di tener botta e di essere una buona squadra sul cammino giusto, sulla strada giusta. Un inizio un po' difficile con il Livorno che prendeva coraggio, poi nel secondo tempo qui si è venuto fuori. Qual è stata la chiave vincente della partita? Noi abbiamo cercato, anche il mister ha cercato di spiazzarli giocando 3-5-2. All'inizio anche noi, secondo me, forse eravamo un po' timorosi su alcune giocate, però penso che sia stata una partita equilibrata. La chiave secondo me è stata la voglia e il crederci dall'inizio alla fine. Ieri sera quando pensavi a questa partita la sognavi così? Ma sinceramente si sogna sempre di queste partite di vincerle e di essere protagonisti. Se devo essere sincero, ci pensavo, non l'ho sognata. Domanda banale, hai una dedica per un pisano, giustamente vincere, hai una dedica particolare per questa vittoria? No, questa vittoria penso che la possiamo dedicare, personalmente la dedico a mio fratello, che poco fa ha fatto 18 anni, e niente, poi la dedichiamo a tutti i tifosi, a tutto il popolo pisano. Ultima domanda, 36 punti, la classifica sta cominciando a prendere una formazione abbastanza chiara. Cosa manca ancora al Pisa e cosa ti aspetti dalle prossime partite? Ma diciamo che secondo me manca ancora 9 punti per essere salvi. Siamo lì ancora nel limbo tra i playoff e i playout. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, a tenere botta, perché prima o poi abbiamo capito che in questo campionato al 90esimo, al 100esimo qualcosa succede. Quindi penso che sia importante restare concentrati anche e soprattutto gli ultimi minuti.